Sono Paolo Del Grosso, sono un agricoltore della Piana del Sele e sono uno degli organizzatori che ha iniziato questo presidio sulla zona di Salerno e credo che arrivati oggi a Salerno in questo corteo, credo che la popolazione sta con noi, perché per strada nel frattempo che arriviamo qua tutti si sono uniti a questo corteo. E credo che è importante, non è importante oggi ma è importante per il futuro. Io sono giovane, ho 29 anni e ho due figli e voglio dare un futuro come i miei genitori l'hanno dato a me e non voglio far sottomettermi dallo Stato, dalle leggi della Comunità Europea e da tutto questo che stanno menzionando in questi giorni. Oggi le nostre richieste sono ampie perché i problemi in tutti questi anni sono stati tanti. Le nostre richieste sono in primis i terreni incolti che non ci possono obbligare di rimanere i terreni incolti, secondo il carburante agricolo che è arrivato a dei prezzi eccessivi, ci sono tantissimi problemi che dobbiamo risolvere, poi ogni provincia, ogni regione ha i suoi problemi, quindi ogni presidio stiamo cercando di raccogliere quanti più problemi possibili, cercarli di unire e di risolvere qualcosa. E noi abbiamo chiesto un tavolo con la regione, un tavolo col governo, un tavolo con Bruxelles, anche perché siamo abbandonati dalle nostre categorie che attualmente oggi ci dovevano difendere, ci dovevano rappresentare e siamo abbandonati. E quello che ci tengo a dire è che non è corretto di questi stipendi che loro prendono, perché abbiamo visto che sono pubblici stipendi di 700.000 euro all'anno, mentre io mi sveglio alle 5 di mattina, lascio due bimbe nel letto che dormono, torno la sera alle 10 di casa e le trovo che dormono di nuovo. E non è corretto per me crescere dei bambini e a fine mese non essere nemmeno premiato dell'agricoltura che stiamo facendo. Io ho un'azienda bufalina, sono imprenditrice della Piana del Sele. E in effetti volevo solo dirvi che questa è una minima rappresentanza di tutti quelli che volevano arrivare qua, con i trattori e senza trattori. Noi siamo ben orgogliosi del nostro lavoro e ci batteremo fino a quando riusciremo a ottenere quello che vogliamo noi, non quello che vogliono gli altri.